Nel nostro paese ci sono stati molti campi di concentramento e di transito, questo anche in prossimità di Vicenza. In molti casi ne rimangono poche tracce, sfortunatamente. Ne percorriamo alcuni situati in nord Italia, a pochi chilometri dai nostri territori. A Vicenza, la colonia alpina Umberto I a Torrizza del Cimone. A Padova, Villa Contarini Venier a Vo' Euganeo. A Modena, Campo di Fossoli e il Museo del Deportato di Carpi. A Milano, Binario 21. E a Trieste, Risiera di San Sabba. Ma il mattino del 21 si seppe che l'indomani gli ebrei sarebbero partiti. Tutti, nessuna eccezione. Anche i bambini, anche i vecchi, anche i malati. Per dove non si sapeva. Prepararsi per 15 giorni di viaggio. Per ognuno che fosse mancato l'appello, 10 sarebbero stati fucilati. La Repubblica Sociale Italiana, che solo 2 settimane prima aveva dichiarato gli ebrei nemici del regime, il 30 novembre del 1943 emanò l'ordine di polizia numero 5, che prevedeva che tutti gli ebrei, anche se discriminati, dovevano essere internati in campi di concentramento provinciali. Provincia di Vicenza ci si mise subito alla ricerca di un luogo da adibire a campo di concentramento. Fu così scelta la colonia alpina Umberto I di Tonezza del Cimone. Il 20 dicembre del 1943, ma i primi ebrei arrestati nei giorni precedenti vi arrivarono il 23 dicembre. Il campo ebbe vita breve, se si pensa che chiuse con la consegna degli ebrei a fine gennaio del 1944 nelle mani dei tedeschi. Dopo il colloquio intercorsi nei giorni precedenti, il capo della provincia di Vicenza, Neo Spinale, concesse i mezzi per il trasporto degli ebrei detenuti nel campo di concentramento provinciale di Tonezza del Cimone. In quel modo, gli ebrei sarebbero stati consegnati nelle mani dei tedeschi e destinati alla deportazione. Per molto tempo si ritenne che tutti i deportati dalla provincia di Vicenza fossero stati uccisi ad Auschwitz. In verità, una famiglia sopravvisse. La famiglia Ladma, composta dal capofamiglia Moses, la moglie Barbara e il figlio 17enne Walter, con una serie di circostanze fortunate, riuscirono a scampare dalla deportazione e furono fatti scendere dal pullman che li stava per condurre alla stazione dei treni. Riscoperta la storia di sopravvivenza dei Ladma, Walter Heinz lasciò nel 2014 agli amici della Resistenza di Thiene un preziosissimo memoriale in cui racconta quell'esperienza nel campo di concentramento di Tonezza. Il campo era diretto e sorvegliato dai militari in modo molto umano. Alla fine di gennaio gli internati furono informati dai militari
che il campo sarebbe stato chiuso e che tutti sarebbero stati trasferiti da qualche altra parte, ma non furono dati o non si sapevano altri dettagli. Alla vigilia della partenza, gli internati organizzarono una festa di addio da svolgersi al piano terra dell'edificio. Non dimenticherò mai la mattina successiva, quando stavamo portando a posto alcune tavole. Io spingevo da dietro e un altro tipo teneva la tavola davanti, mentre salivamo le scale. Improvvisamente qualcuno urlò: «Le SS sono qui!» Il tipo davanti a me lasciò cadere la tavola e corse su per dare un'occhiata. Io rimasi incastrato sotto la tavola. Nessuno oggi, credo, può immaginare il terrore che le parole SS provocavano agli ebrei e ai non ebrei, e nemmeno penso che i militari italiani sapessero veramente di cosa si trattava. Due Waffen SS, entrambi Unteroffizier, non ufficiali, portarono due pullman affittati da una ditta locale con lo scopo di trasportare gli ebrei a Verona, dove un treno con diversi vagoni merce aspettava con destinazione finale Auschwitz. Il treno veniva da Milano e portava già 600 ebrei caricati là. Non ci furono brutalità nel radunarci a Tonezza. Le SS, ovviamente, avevano ordine di non provocare incidenti, ma mentre stavo facendo alcune traduzioni per il responsabile delle SS, lui disse, mostrandomi la sua pistola, che chiunque avesse cercato di scappare o avesse causato problemi sarebbe stato ucciso. Buongiorno, sono Simonetta Lazzaretto e il nostro contributo arriva qui dal Museo della Padova Ebraica. Arriva dal Museo della Padova Ebraica, ma il mio racconto riguarderà il campo di concentramento di Vovecchio, che si trova a pochi chilometri da Padova, sui Colli Euganei. Lo facciamo dal Museo della Padova Ebraica perché la storia del campo di concentramento di Vovecchio è strettamente legata alla storia della comunità ebraica di Padova, e qui al museo abbiamo una vetrina interamente dedicata a documenti e foto che riguardano in parte il campo di Vovecchio e sono dedicate alla persecuzione durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Cosa vi voglio raccontare del campo di Vovecchio? Purtroppo Padova ha un triste primato. Dopo l'uscita dell'ordinanza del 30 di novembre del 1943, ordinanza di polizia emanata dal Ministero degli Interni, ministro Buffarini Guidi, tutti gli ebrei dovevano essere arrestati e internati in dei campi di concentramento. A Padova fu creato il campo di Vovecchio il 3 di dicembre del 1943, quindi solo 3 giorni dopo l'uscita dell'ordinanza. E qui nella nostra vetrina del museo abbiamo qui sotto la lista delle persone che appartenevano alla comunità e che fu utilizzata subito dall'ordinanza di polizia dalla questura per cercare gli ebrei che erano in Padova e per portarli poi al campo. Il campo è rimasto aperto sino a luglio del 1944. Sono stati internati molti ebrei della comunità di Padova, alcuni per i quali sono state posate le pietre d'inciampo qui all'esterno, nel centro di Padova, poco fuori il Museo della Padova Ebraica. Vi volevo solo mostrare un documento molto interessante che riguarda il prelevamento degli ebrei da Vovecchio proprio il giorno 17. Questa è una relazione del direttore del campo, Lepore, che racconta come il giorno precedente gli ebrei internati al campo fossero stati prelevati dal campo stesso. Saranno poi portati al carcere dei Paolotti ed infine verranno deportati a San Saba e poi il 3 agosto 1944 arriveranno ad Auschwitz. Dei 43 ebrei deportati, solo pochi riusciranno a sopravvivere, 3 persone torneranno. C'è
Ci troviamo nel centro del campo di Fossoli, il campo che è stato il campo nazionale della deportazione dall'Italia. Nel centro perché in questo luogo si incrociano un po' i tre settori in cui era suddiviso il campo di smistamento e transito. Il settore dei politici, che comprende sette baracche in cui dal gennaio del 1944 vengono rinchiusi gli oppositori politici. Il settore degli ebrei, circa 8 baracche, in cui già dal dicembre del 1943 cominciano ad arrivare i primi ebrei che sono sottoposti alla legislazione della Repubblica Sociale di cattura e deportazione. E poi il settore invece delle guardie, che era la parte di accesso in cui tutti i prigionieri, politici ed ebrei, entravano all'interno del campo di Fossoli. Il campo di Fossoli, come campo di smistamento e transito, resta in funzione fino all'agosto del 1944. Tra queste baracche transitano oltre 2.800 deportati politici, che saranno poi portati in prevalenza a Mauthausen, ma anche a Dachau, e oltre 2.800 internati ebrei, che avranno in Auschwitz il loro campo principale di deportazione, ma poi anche Buchenwald. E, nel 44, nell'agosto del 44, l'avvicinamento del fronte rende necessario chiudere Fossoli, e il suo uso, la sua funzione come campo di transito per la deportazione verrà assunto appunto da Bolzano al campo di Gries. E il campo di Fossoli è un campo importante non solo per questo, perché ci richiama la collaborazione italiana anche alla deportazione, ma è un campo importante perché è un campo dove si stratificano moltissime storie, e qui possiamo veramente avere una sorta di panoramica di tutte le persone che nel periodo nazista, fascista e in particolare nel periodo della guerra hanno dovuto subire non solo l'allontanamento dalla società, quindi con le leggi razziste, quella per quanto riguarda gli ebrei, ma anche la cattura, la deportazione e l'internamento e la deportazione. Che cos'è oggi Fossoli? Oggi Fossoli naturalmente è un luogo che attraverso le sue strutture cerca di ricordare, quindi di raccontare quello che è successo, ma con l'obiettivo naturalmente non solo di far conoscere, ma soprattutto di far riflettere su quelli che sono stati i meccanismi che nel corso del periodo della dittatura hanno permesso una violenza così drammatica dell'uomo sull'uomo. Carpi dista da Fossoli e dal suo campo di concentramento circa 5 chilometri. Nel cuore di Carpi, all'interno dell'imponente Palazzo dei Pio, che si affaccia sull'immensa Piazza dei Martiri e su Piazzale Astolfo, che ora sto attraversando, si trova il Museo Monumento al Deportato. Nessun discorso riguardante questo museo può prescindere dai momenti che hanno preceduto la sua realizzazione. Nel 1955 a Carpi si svolge la prima manifestazione nazionale in memoria della resistenza dei campi di sterminio nazisti, alla quale partecipano 33 delegazioni straniere. Nel corso della stessa viene inaugurata una mostra fotografica e documentaria sulla deportazione, una cui parte nel 2020 abbiamo esposto in Bertoliano. Nel 1961, per le celebrazioni dei 100 anni dell'Unità, fu riproposta la mostra e venne costituito il comitato promotore per l'erezione del Museo Monumento al Deportato. L'anno dopo, nel 1962, il sindaco di Carpi, in una conferenza stampa al Senato, presentò il progetto che ottenne l'alto patrocinio del Capo dello Stato. Nel bando di concorso si specificava che si voleva un monumento museo che doveva assumere il valore di un vivo permanente ricordo e monito, e dovrà anche realizzare un'atmosfera atta alla meditazione sui tragici avvenimenti collegati alla deportazione politica e razziale da parte del governo, sia nazista che fascista. A tal fine, il bando di concorso auspica una collaborazione tra architetti, pittori, scultori e grafici. Il progetto vincitore
fu quello dello studio milanese dei BBPR in collaborazione con il pittore Renato Guttuso. Il nome dello studio, BBPR, era il semplice acronimo dei cognomi degli architetti che ne facevano parte: Ludovico Barbiano di Belgioioso, Enrico Peressutti, Gianluigi Banfi ed Ernesto Nathan Rogers. E erano tutti razionalisti, erano giovani brillanti, ma alcuni di loro erano ebrei. A Fossoli, Ludovico Belgioioso e Gianluigi Banfi furono internati insieme a Romeo Rogers, padre di Ernesto, e tutti furono deportati. Rogers padre ad Auschwitz perché ebreo, Banfi e Belgioioso a Mauthausen come oppositori politici. Banfi non ritornerà. I tre soci rimasti parteciparono poi alla nascita del Movimento Giustizia e Libertà di Carlo Rosselli e poi al Comitato di Liberazione Nazionale. Il museo si trova in ambienti a piano terra di Palazzo dei Pio. La continuità delle 13 sale è scandita dall'incisione sul cemento fresco alle pareti di frasi scelte da Nello Risi fra le lettere dei condannati a morte della Resistenza europea, con il nome dell'autore e il paese di provenienza incisi su dischetti di bronzo posti al termine della frase stessa. Solo due frasi differiscono dalle altre, una scritta da Brecht e quella pronunciata da Odoardo Focherini, riportata nella quarta sala del museo. Le vetrine delle teche sono disposte orizzontalmente e obbligano il visitatore a sporgersi per poter vedere all'interno. Sul fondo di esse furono collocate da Albe Steiner gigantografie con l'intento di documentare, senza peraltro inorridire, il visitatore, e vi si trovarono anche all'interno pochi oggetti di chiaro valore simbolico. Furono eseguiti in alcune stanze con la tecnica dello spolvero vasti graffiti ripresi da bozzetti di artisti come Longoni, Picasso, Léger, Cagli e Guttuso, che secondo il progetto iniziale doveva essere l'unico artista a realizzare il contributo pittorico all'interno delle sale. Momento conclusivo è la sala dei nomi, nella quale le pareti, il soffitto, le volte risultano interamente coperti da 14.314 nomi di deportati uccisi nei campi di concentramento nazisti, un po' a modello della sinagoga di Praga. Il progetto inizialmente prevedeva anche un accompagnamento musicale per ogni sala, poi mai realizzato. Nel patio adiacente, e quindi all'esterno, viene innalzato il cortile delle stele, indicato nel progetto come l'acme della rappresentazione drammatica. 16 stele in cemento armato, polidirezionate, che si innalzano simbolicamente da fosse scavate tra pietre, ma anche tra rose, e sulle quali sono impressi i nomi di alcuni dei campi di concentramento nazisti. Il museo Monumento al Deportato Politico e Razziale viene inaugurato il 14 ottobre del 1973, alla presenza del Presidente della Repubblica, delle maggiori cariche dello Stato, di delegazioni provenienti da tutta Europa e di una grande folla di cittadini. I progettisti, i BBPR, scriveranno nella relazione al progetto: il monumento che abbiamo progettato esprime il senso più profondo dell'antica parola monumentum, cioè ricordo, memini, e ammonimento, monio. Ci troviamo sotto la stazione centrale di Milano, il luogo riscoperto durante le riprese del documentario Memoria, realizzate dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, da una testimone deportata ad Auschwitz, Liliana Segre, che ha riconosciuto in questi luoghi, sotto la stazione centrale di Milano, il luogo in cui venivano composti i treni, il suo primo treno, il treno da cui partì nel gennaio del 1944 verso Auschwitz, assieme a altri più di 600 deportati.
da questo luogo, che in realtà veniva utilizzato per lo smistamento di pacchi postali, nel 1944 fino all'inizio del 1945, i nazisti deportarono migliaia di ebrei, prigionieri politici e comunque oppositori nei campi in Germania, sia ad Auschwitz che a Bergen-Belsen, a Dachau, Flossenbürg, Ravensbrück e altri. Riscoperto appunto alla fine degli anni 90, nel 2007 questo luogo è diventato, ha cominciato a trasformarsi in luogo memoriale. È stata realizzata una fondazione che sta in questi mesi concludendo definitivamente i lavori per la realizzazione di un luogo che diventerà sia memoriale, cosa che già è un luogo che viene visitato ogni anno da decine di migliaia di scolaresche e di cittadini interessati a conoscere la storia di quegli anni, sia luogo di studio e di riflessione e di didattica. Dove questo luogo verrà trasferita a breve, nei prossimi mesi, anche la sede della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. È forse l'unico luogo memoriale realizzato in Europa nel luogo di partenza verso la deportazione, mentre i visitatori impegnati a visitare i vari luoghi di persecuzione e di morte realizzati negli ex campi di concentramento e di sterminio dai nazisti, vanno in genere a visitare i luoghi di arrivo, i luoghi di detenzione. Quindi è un luogo particolarmente interessante, significativo, perché nel territorio italiano una realizzazione culturale di primo livello, che permetterà sia agli studiosi, sia a chi è impegnato nella divulgazione didattica di attivare una riflessione su quegli anni. Questo luogo non è isolato, è un luogo che si trova in rete con altri luoghi che erano legati alla sua storia. Molti dei convogli come questo, che partirono dalla stazione centrale di Milano, prima di raggiungere i campi di Polonia, di Germania, andarono a raccogliere altri perseguitati, altri prigionieri in altri luoghi. Uno fra tutti, che rientrerà in questa serie organizzata dalla Biblioteca Bertoliana di Vicenza, è il campo di prigionia di Fossoli di Carpi. E un altro è il campo di Bolzano, dove vennero detenute più di 10.000 persone e da cui partirono numerosi dei carri che vennero, dei convogli che vennero formati in questo luogo. La fondazione Memoriale della Shoah di Milano è una fondazione mista, pubblica, che prevede la presenza di numerose istituzioni, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Comunità Ebraica, la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, le Ferrovie dello Stato. Avete sentito sullo sfondo un rumore fastidioso, è una delle caratteristiche di questo luogo. Non è solo un luogo da visitare, è un luogo che rimanda al visitatore anche sensazioni fisiche. Una delle sensazioni, forse la più forte, è proprio il suono dei convogli che ancora oggi passano sopra le nostre teste a ricordarci
del destino delle migliaia di vite che passarono qua attraverso questi carri e che non fecero ritorno in Italia. All'indomani dell'armistizio dell'8 settembre e dell'occupazione nazista, fu formalizzata da Hitler la creazione della zona d'operazioni litorale adriatico, posta sotto la diretta amministrazione tedesca con a capo il Gauleiter della Carinzia, Friedrich Rainer, e sottratta quindi al controllo della Repubblica Sociale Italiana. A capo dei servizi di sicurezza, della polizia e delle SS della zona, allo scopo di garantire col pugno di ferro il controllo dell'area e la repressione dell'attività partigiana, fu chiamato il Gruppenführer delle SS Odilo Lothario Globocnik, nazista austriaco anch'egli, originario della stessa Trieste. Già responsabile dell'Aktion Reinhardt, l'operazione di sterminio di 1.700.000 ebrei polacchi mediante la creazione dei campi di sterminio di Belzec, Sobibor e Treblinka, Globocnik portò con sé a Trieste un nucleo di SS tedesche, ucraine e austriache, componenti di quello che prenderà il nome di Abteilung R, posto agli ordini di Christian Wirth prima e di Dietrich Allers poi. Ciò concorre a spiegare il fatto che a Trieste, nell'ambito del sistema repressivo così costituito e precisamente nell'ambito delle attività dell'Abteilung R, sia stato installato l'unico lager nazista dotato di forno crematorio operante in Italia. Il Polizeihaftlager della Risiera fu ricavato all'interno di un ex opificio per la lavorazione del riso e di cereali nel rione periferico di San Sabba, non lontano dallo stadio di Valmaura. Funzionò a partire dall'ottobre del 43 fino alla liberazione nel maggio 45, non solo come campo di detenzione di polizia, come indica la denominazione attribuitagli dagli nazisti, ma come campo misto, eminentemente come campo di transito per gli ebrei catturati nella zona e nelle aree vicine e destinati alla deportazione nei campi di sterminio. Sia come campo di transito, ma anche di detenzione, tortura ed eliminazione, invece, per gli esponenti della resistenza, per i partigiani e per gli ostaggi civili. Per questa funzione come campo di eliminazione, i nazisti, dopo aver utilizzato in un primo tempo per la cremazione dei cadaveri il forno dell'essiccatoio già esistente, nel marzo del 1944 lo fecero adattare al rudimentale forno crematorio da Erwin Lambert, già costruttore di alcuni impianti della morte della Tefir e di Treblinka. Il forno insieme alla ciminiera fu distrutto con la dinamite dalle SS la notte fra il 29 e il 30 aprile del 1945. Per le attività del lager vero e proprio furono utilizzati il cortile interno dell'opificio ed i fabbricati su di esso prospicenti, all'interno di uno dei quali furono ricavate apposite microcelle che funzionarono spesso come anticamera della morte. Per San Sabba transitarono buona parte dei 1450 deportati ebrei provenienti dalla regione, dal Veneto e dalla Croazia. Tra loro 700 circa furono i deportati razziali triestini, una ventina soltanto di essi fece ritorno dai campi di sterminio. Di almeno 28 ebrei è stata accertata l'uccisione all'interno del lager. La Risiera costituì dunque un ingranaggio dell'apparato concentrazionario nazista creato in Europa. Un ingranaggio certo minore per numero dei detenuti e delle vittime rispetto ai grandi campi di sterminio e di concentramento, ma che ne riprodusse pienamente la complessità. Un microcosmo, come ha scritto Elio Api, delle forme e dei modi della politica nazista di repressione e sterminio. Dopo la liberazione, la Risiera fu adibita dal governo militare alleato a campo di raccolta per displaced persons ed in seguito a campo profughi per gli italiani in esodo dall'Istria e dalla Jugoslavia dopo il trattato di pace del 1947. Solo negli anni 60
il percorso verso l'oblio cui sembrava destinato il Lager fu interrotto dalla decisione della Presidenza della Repubblica di conferirgli la dignità di monumento nazionale. La monumentalizzazione e la successiva musealizzazione portate a termine nella prima metà degli anni 70 hanno segnato una tappa importante nello stabilire la Risiera come un luogo della memoria non solo per la città, ma per l'intero paese.